Eccoci qua, oggi siamo ad Argentario Divers, a Porto Ercole, e affrontiamo un grande classico, Punta Secca di Giannutri. Punta Secca è un'immersione che può regalare emozioni a tutti, dai subacquei ricreativi alle prime armi, ai subavanzati che utilizzano attrezzature tecniche per scendere più profondi in sicurezza. Concentreremo le nostre immersioni tra i 40 e i 120 metri di profondità, in quella che per noi è la fascia batimetrica più interessante del Mediterraneo, la cosiddetta zona mesofotica, dove la vita vegetale lascia il posto a quella animale. Sono immersioni fonde che vanno affrontate con la giusta preparazione e sono fortemente dipendenti dall'attrezzatura. Purtroppo è il prezzo da pagare per scendere in ambienti ancora integri e poco conosciuti, dove forse la profondità li può preservare dagli effetti del riscaldamento del nostro mare. Ed eccoci finalmente a Giannutri, la più piccola isola dell'arcipelago toscano. Questo tratto di costa è protetto dai venti dominanti dell'isola e di conseguenza il più frequentato in assoluto dai diving locali. Eppure non c'è guida o racconto subacqueo su Giannutri che possa prescindere da questo luogo che racchiude in poche centinaia di metri alcune delle immersioni più belle dell'isola. Ma vediamo la reazione dei subacquei alla notizia che stiamo andando a Punta Secca. Le immersioni principali sono due, la parete e la secca di Punta Secca. Oggi visiteremo un luogo a 60 metri di profondità che ci riserva sempre qualche sorpresa. Entrati in acqua ci lasciamo alle spalle la secca e procediamo verso il mare aperto in direzione nord. Un breve tratto e siamo finalmente alla parete, dove sul fondo si vedono dei grossi massi che proseguono nel blu. A 40 metri la prima tappa della nostra immersione. Un taglio basso nella parete frequentato spesso da una strana coppia, una musdea e un astice gigante, che sembrano godersi lo spettacolo da questo balcone naturale. La vita colorata sotto la parete ci ricorda che siamo entrati nel mondo del coralligeno. Abbandoniamo la discesa verso il fondo perché siamo attratti da ombre biancastre sulla nostra destra. Siamo così su un pianoro di sabbia, tra i 50 e i 65 metri. Un luogo apparentemente privo di vita. Guardandomi intorno mi viene in mente che per anni tra i subacquei del luogo girava la leggenda che a Punta Secca ci fosse del corallo nero. Solo ora capisco l'origine del mito. In realtà siamo in un giardino di Lithocarpia mirophyllum, il più grande idrozoo del Mediterraneo. Effettivamente con le sue piume biancastre può ricordare vagamente l'antipatella suppinnata o corallo nero. Aggiungiamoci un po' di narcosi e l'equivoco è servito su un piatto d'argento. Ed ecco la sorpresa. Tra le colonie di Lithocarpia si nasconde un'intera pattuglia di Zeus Faber o pesci San Pietro, mai visti così tanti tutti insieme. Animali mitologici, gli Zeus Faber si spostano misteriosamente, quasi senza nessun movimento del corpo, rimanendo sempre a distanza di sicurezza. Visti di fronte sono praticamente invisibili, sembrano dei fantasmi. Essere scrutati dallo sguardo ipnotico dei San Pietro è un'esperienza quasi onirica. I
fari di Claudio mi risvegliano dal sogno e mi ricordano che è ora di risalire. Gli oltre 40 minuti passati a filmare San Pietro ci presentano il conto con una lunga decompressione. Ed eccoci in superficie, tra tappeti di posidonia e sargassi illuminati dai raggi solari. Vedere tanti zoosfabber stanziali, per giunta in una foresta di litocarpia, è un'esperienza che in tanti anni di immersioni abbiamo fatto solo a Punta Secca. Impossibile non pensare alla fragilità di queste comunità profonde. E solo la protezione e i limiti imposti dal parco hanno permesso di conservare l'integrità dei suoi fondali.